Guardate che non c'è niente di cui vergognarsi. Io ho bisogno di carica e forza di volontà ogni giorno. Ne ho bisogno come l'aria, per i grandi carichi di lavoro che abbiamo ogni singolo giorno. E noi non ci fermiamo mai, mai. Io vado in vacanza raramente, quando vado in vacanza sono sempre sul pezzo. E anche prima di Playlover, quando avevo una vita e uscivo magari molto più spesso, dovevo caricarmi a pallettoni. Perché la differenza nella serata con le ragazze che conoscerai la fai solo se ti prepari mentalmente prima alla battaglia, così vogliamo chiamarla. Ecco alcuni consigli pre-serata per farti uscire a fare la differenza, cose che utilizzo anche io. 1. La carica, occhio, devi imparare a dartela ogni singolo giorno. Questo io l'ho capito solo dopo tanto tempo. Non ha alcun senso darsi la carica e prepararsi mentalmente solo 2 ore prima di quella serata, la del sabato, del venerdì, del mercoledì, e poi per il resto della settimana ti intossichi la mente e non sei un pizzico sul pezzo. Dico davvero, un calciatore è sul pezzo ogni giorno, non solo 2 ore prima della partita. Quindi impara ogni sera a guardarti video sulla mentalità, per esempio, o qualunque altra difficoltà riscontri. Anche 10 minuti di orologio fatti bene, con coscienza e consapevolezza, possono fare la differenza. 2. Fai un salto avanti nel tempo, breve. Ritorno al futuro è uno dei miei film preferiti. Quello su cui dovresti concentrarti, come dico sempre, è vivere il presente ma anche il dopo. Per darti la carica devi imparare a goderti il momento, il possibile momento, che arriverebbe dopo aver finito la serata. Quindi mi fermo e visualizzo, no? Ho fatto serata e ho aperto, ho conosciuto il mondo con freddezza e metodo. Come mi sentirò una volta tornato a casa, dopo qualche ora? Perché la serata finirà dopo qualche ora. E la domenica mattina come mi sveglierò, sapendo che ho fatto, ho ottenuto botta? Sono settimane che io faccio nel nostro gruppo Telegram degli audio il lunedì mattina. Sono 4 settimane che faccio audio il lunedì mattina, e dove sprono, cazzio e do calci in culo agli studenti che il weekend non hanno fatto niente. Quindi dico, ragazzi, lunedì mattina avete avuto qualche contatto? Avete qualche ragazza da sentire? Qualche ragazza con cui uscire nel corso della settimana? Con cui fare degli appuntamenti? Avete fatto qualcosa nel corso del weekend? La vera domanda che ti spinge a dare sempre di più è: ho sfruttato appieno tutte le occasioni? Ho qualcosa da recriminare? No, no. Bene, hai fatto tutto quello che dovevi. Pensa sempre al dopo, al dopo. Pensa al dopo, pensa al dopo. Porta la tua mente al dopo, alle emozioni e alle sensazioni che avrai dopo che è finito tutto. 3. Musica cattiva. Ascoltarla e basta, non serve a niente. Devi metterla a caricarti muovendo anche il corpo. Prima di tutti i webinar che abbiamo fatto, se ci fossero stati dietro le quinte, qualche dietro le quinte c'è, e l'ho anche pubblicato a volte, mi vedrai sempre dare pugni nell'aria, fare piccoli saltelli. Questo serve a caricarmi e a darmi la spinta giusta, specie perché in quei momenti non hai la musica. Piazza una musica e sentiti come un pugile o un artista o un cantante prima di un'esibizione. Trattieni l'adrenalina per tutta la serata e diventa cattivo. Chiaramente cattiveria agonistica che ti fa emergere. Decisione. 4. Settaggio interno. Non devi mai dire a te stesso: stasera devo prendere 3 numeri, stasera devo baciare 5 ragazze. Devi, tu non devi nulla. Tu non devi nulla a nessuno, figurati a lei. Tu devi solo qualcosa a te stesso, ma ben diverso di questa roba. Esco, pensi, sento una bella energia, mi sento carico, sono carico. E se c'è l'occasione giusta faccio 2 chiacchiere, e poi ne faccio altre 2, poi altre 2. Tu sei socievole, non rimorchi nessuno, devi infilartelo in testa. Non cerchi numeri, non cerchi baci, cerchi momenti piacevoli e confronti con ragazze sconosciute che in quel momento non sai chi sono. Fine. 5. Hai una missione. Purtroppo devi pensare sempre a questo. I Playlovers sono condannati. Cioè sono condannati ad essere diversi e fare la differenza nei luoghi che frequentano, e devono distinguersi dalla massa. Un nostro studente che ha fatto un corso con noi, un corso master, una coaching, lo riconosci. Fidati. Un po' come se mettessimo a confronto Ronaldo e Gagliardini, con tutto rispetto. Ronaldo ha una pressione, una missione diversa rispetto a Gagliardini. Ha una missione, come detto, non può permettersi di fare schifo, non troppo schifo, di fare come gli altri. E se lo fa, sa che sarà sotto l'occhio del ciclone. Ma fa parte del gioco e lui lo accetta, perché è Ronaldo. La stessa cosa devi farla tu. La carica devi prenderla dal fatto che tu sei chiamato da te stesso, dagli obiettivi che hai, dai sogni che hai, a fare cose, azioni che fanno scappare tutti gli altri uomini. Questo perché sei un playlover. Fine. Gli altri possono non fare nulla, tu devi fare, devi darti da fare. Tu sei Ronaldo, non sei Gagliardini. Partiamo da qua.